solamente aggiungere che la manifestazione, le due giornate di Ventimiglia, perché si trattano di due giornate, il 13 e il 14, si collocano in un periodo storico molto importante. Si è appena tenuto un vertice europeo, il Consiglio europeo sull'immigrazione. Il messaggio che arriva da questo vertice è chiaro e quindi è un messaggio nel quale tutti gli Stati membri hanno deciso di criminalizzare le ONG che operano in salvataggio del mare, hanno deciso di contrastare con ogni mezzo possibile i movimenti secondari, cioè i movimenti secondari dell'Unione Europea, hanno deciso cinicamente di chiudere la rotta del Mediterraneo centrale. E sappiamo quello che sta accadendo, sappiamo che le persone migranti vengono detenute nei centri libici, vengono esternalizzati così sempre più i confini europei e dall'altra parte però sappiamo che stanno aumentando ad esempio le morti nel Mediterraneo. Quindi la manifestazione, le due giornate di Ventimiglia si collocano anche come risposta rispetto a questo piano europeo di chiusura progressiva delle frontiere, di criminalizzazione della solidarietà, e parte anche con un messaggio chiaro che vuole essere dato al governo nazionale, a quello francese. Noi non siamo né con Macron ovviamente né con Salvini, però un messaggio a tutta l'Unione Europea. Non solo devono essere aperti i porti nuovamente, deve essere permesso il salvataggio in mare delle persone, ma devono essere anche aperte le frontiere, deve essere dato un permesso di soggiorno europeo.